Pace e bene a tutti. Oggi, 22 giugno, ricordiamo questi due santi, in particolare San Giovanni Fischer e Tommaso Moro. Ascoltiamo. Giovanni nasce in una famiglia ricca dello Yorkshire. A 14 anni accede all'Università di Cambridge e si laurea in teologia. A 22 anni viene eccezionalmente ordinato sacerdote e diventa il confessore personale e cappellano della contessa Margherita Beaufort, la futura nonna di Enrico VIII. Nel 1504 viene consacrato vescovo di Rochester, una delle diocesi più piccole e più povere del paese, che chiamerà per sempre la mia povera sposa. Nel 1523 si lancia nella lotta alla riforma luterana, che si stava espandendo anche in Inghilterra. Il rapporto con Enrico VIII si incrina quando questi divorzia da Caterina d'Aragona, di cui Giovanni è confessore, per sposare Anna Bolena, ma il Papa non gli concede la dispensa. Il re chiede allora l'aiuto del vescovo di Rochester, che però si rifiuta di andare contro il romano pontefice. Nonostante l'atto di supremazia che prevedeva la sottomissione dei vescovi al re, Giovanni si dimostra irreprensibile e viene arrestato e imprigionato nella Torre di Londra. Prima di subire la pena capitale, ritrova in carcere un amico di vecchia data, Tommaso Moro, un giurista laico che dopo un'ascesa inarrestabile alla corte reale sarà condannato alla pena capitale per non aver giurato obbedienza alla corona. I due passano gli ultimi giorni della loro vita confortandosi a vicenda. Giovanni muore il 22 giugno, Tommaso Moro lo seguirà pochi giorni dopo. Per questo la Chiesa Cattolica fissa la memoria dei due santi allo stesso giorno. La storia di questi due amici nella santità fa parte di quelle tante storie di persone che a un certo punto nella loro vita si sono trovate ad un bivio. Una persona potente che ti dice devi cambiare strada perché questa non mi sta bene. Se non lo fai ne subirai le conseguenze. E nel loro caso questa conseguenza è stata la morte. Che cosa si fa allora? Si scende a un compromesso pur di salvarsi la vita? Noi forse facciamo così e lo facciamo nelle tante piccole situazioni dei nostri giorni in cui sicuramente non andiamo con la faccia nostra contro la morte, come è capitato a questi due nostri amici nella santità. Forse ci capitano situazioni più lievi, di meno peso, pensiamo ai compromessi sul lavoro, pensiamo anche in famiglia, pensiamo anche a delle cattive compagnie che ci stanno trascinando. Vuoi essere nostro amico? Allora devi fare questo. E pensiamo a quanti dei nostri figli e nipoti sono in queste situazioni. Allora qui ci vuole una solidità grande per poter dire no, perché se ci serve l'approvazione degli altri per vivere la loro benedizione anziché quella che è di Dio, ecco, rimarremo sempre schiavi di qualcuno o di qualcosa. Loro non sono stati schiavi, sono stati liberi ed ora sono liberi nel Regno dei Cieli. E perché anche noi possiamo partecipare di questa libertà rimanendo saldi nella benedizione di Dio piuttosto che di quella del mondo, preghiamo proprio questi due fratelli. E quindi San Giovanni, San Tommaso, pregate per noi.